Sono Ugo Bardi, responsabile della chirurgia generale e videolaparoscopica avanzata del centro di eccellenza di chirurgia bariatrica della casa di cura privata Salus S.p.A. di Battipaglia. Presente sul territorio già dal 1957, in epoca quindi pionieristica, dandosi già dalla prima ora l'obiettivo di una diagnostica e una cura terapeutica medico-chirurgica nei confronti del territorio. Negli anni ha sempre di più sviluppato metodiche, ha sempre di più focalizzato grande attenzione sulla formazione continua del suo personale e dell'acquisizione delle tecnologie sempre più all'avanguardia. Un'azienda facente parte del Sistema Sanitario Accreditato Nazionale che ha come mission quella di porre al centro delle sue attenzioni il paziente. Nell'arco del tempo la nostra azienda si è spesa sempre di più per promuovere una cura di qualità, ma anche grande attività è stata rivolta all'attività di prevenzione, promuovendo dei corretti stili di vita nell'ottica di un rilancio della dieta mediterranea. Molteplici sono state le iniziative a vantaggio di questa teoria e a vantaggio di questi presupposti per un viver sano. Non ultimo, la partecipazione all'Expo di Milano. La grande attenzione all'aspetto nutrizionale si traduce anche in un'attività molto importante sviluppata dalla cucina interna con prodotti a chilometro zero nel rispetto delle più sane e consuete regole della dieta mediterranea. Nell'ambito di un discorso psicologico-nutrizionale a 360 gradi non poteva mancare la nascita di un centro multidisciplinare di chirurgia dell'obesità che si rivolge appunto a obesi gravi, a obesi di terza classe che purtroppo non riescono a trovare alcun tipo di soluzione se non la chirurgia. È nato pertanto un centro di chirurgia dell'obesità che nel tempo è andato sempre più accreditandosi sul territorio, facendo sì che potesse essere riconosciuto in SICOB come centro di eccellenza nazionale. La chirurgia dell'obesità viene chiaramente effettuata nel rispetto delle regole e delle linee guida della SICOB attraverso l'esperienza di un team multidisciplinare che agisce all'interno della struttura. Nell'ambito del gruppo medico-chirurgico della casa di cura privata Salus insiste un team già da 10 anni molto ben avviato ed allenato sulle procedure assistenziali secondo i protocolli ERAS. Pertanto non è stato estremamente difficile per il nostro gruppo mutuare questi principi filosofici e questi principi pratici di preparazione, assistenza e sorveglianza dei nostri pazienti anche sul nostro paziente bariatrico. La nostra attività, come di consueto, nasce con un primo filtro di consulenza chirurgica per passare poi al team in consulenza nutrizionale e consulenza psicologica per una corretta ammissione al percorso. Grande valore viene attribuita all'attività di counseling con riunioni collettive dei nostri pazienti candidati a chirurgia. Al momento siamo in procinto di mettere a punto con i nostri amministratori e i nostri tecnici una piattaforma digitale assistenziale personalizzata a mezzo di pad da attribuire a ogni paziente nella fase pre e post chirurgica, al fine cioè di fornire qualsiasi tipo di informazione precedente all'intervento e poter continuare in un'assistenza integrata domiciliare a mezzo del nostro personale che è disponibile in questo modo in H24. Partendo dunque dall'evidenza dei protocolli scientifici ERAS, ci è sembrato opportuno aderire agli emergenti e sicuramente validi protocolli ERAS. Tant'è vero che già nella prima fase, con l'attività di counseling, riduciamo in maniera sensibile l'ansia dei nostri pazienti, che aderiscono in maniera più serena a tutto il percorso pre, peri e post-chirurgico.
e sicuramente anche al discorso di preabilitazione, che fa sì che il nostro paziente arrivi all'intervento chirurgico in una condizione nutrizionale sicuramente migliore. Terminata dunque tutta la fase di workup preoperatorio e terminata la fase di preabilitazione, il nostro ospite viene accolto in reparto. Generalmente questo avviene il giorno prima, per il semplice motivo di poterci consentire di fare quella che noi definiamo una roadmap del caso clinico e un ulteriore colloquio per definire nel dettaglio l'intervento attribuito al paziente, nel senso che è nella nostra filosofia quello di rispettare la volontà su una scelta chirurgica, ma è altrettanto importante che questa scelta sia congrua, opportuna, valida e producibile su questo nostro paziente. A questo punto il nostro ospite è in degenza ed è affidato a un'altra importante componente del nostro team, il personale, cioè infermieristico, deputato quindi all'attività assistenziale e di nursing. Nell'ambito del nostro personale esiste un PIC team, cioè un gruppo di infermieri medici, tra cui anche la figura dell'anestesista ovviamente, deputate alla valutazione del patrimonio veroso. Laddove richiesto abbiamo la possibilità dell'impiego rutinario, quindi di cateteri vascolari avanzati, periferici, mini invasivi, con l'ausilio della guida ecografica. Questo sicuramente riduce ancora di più il disagio di accessi venosi, talvolta complessi, talvolta critici, che arrecano non poco fastidio al nostro paziente. Importante sottolineare che la casa di cura privata Salus è dotata di un'apparecchiatura TAC per super obesi. Questo sicuramente è un apparecchio non estremamente diffuso e fa sì che nell'ambito di questa struttura afferiscano pazienti sovradimensionati anche per altre patologie provenienti dunque da altre strutture. Tra i nostri obiettivi c'è anche quello di ridurre il livello d'ansia non solo del nostro paziente ma anche del suo parente diretto. Ci siamo pertanto dotati di un sistema che a mezzo display è in grado di fornire continuamente lo stato in cui si trova il nostro paziente, cioè se in fase preoperatoria, durante o dopo l'intervento. Esiste altresì la possibilità di scaricare l'applicazione sul proprio smartphone, per cui il parente del nostro degente può anche allontanarsi e ricevere comunicazioni dello stato a mezzo di SMS, ogni qualvolta lo stato del paziente chiaramente si modifica. A questo punto le procedure chirurgiche sono quelle riconosciute dalla SICOB e sono affidate a chirurghi tra virgolette omologati, che si avvalgono di un teatro operatorio, di un reparto operatorio estremamente ben dotato. L'attrezzatura parte da letti operatori dedicati per proseguire ad una visione ideale quale la tridimensionale, per continuare con strumenti di sintesi come suturatrici elettriche, con una dissezione affidata alla tecnologia più moderna, quella cioè dell'ultrasuono, della radiofrequenza, ancorché dell'energia mono e bipolare. Quindi sicuramente con la tecnologia continuamente upgradata, con continuamente un aggiornamento, diciamo, di tipo tecnologico, sicuramente l'ottimizzazione dell'atto chirurgico è molto molto elevata. Le tecniche sono rigorosamente standardizzate, ogni step by step viene rispettato fino al completamento dell'atto chirurgico in estrema sicurezza. Altrettanto importante è la procedura anestesiologica, che rientra a pieno titolo nei protocolli ERAS, in quanto la procedura anestesiologica rispetta rigorosamente tutti quelli che sono gli step dettati dai protocolli ERAS nel rispetto e nella mini invasività biologica e farmacologica del paziente, passando attraverso un monitoraggio attento di tutte le funzioni vitali, ancorché cerebrali, del paziente durante la narcosi, conferendo ad essa quindi un livello di sicurezza, efficacia e quindi di performance anche post ottimale. Nelle prime fasi del post-operatorio, oltre ai comuni protocolli terapeutici,
il paziente riceve una compressione pneumatica computerizzata degli arti inferiori. Questo però per la prima oretta, massimo 2 ore per i più pigri, perché nell'arco delle 2 ore tutti i pazienti sottoposti a chirurgia vengono aiutati a mobilizzarsi e quindi a deambulare spontaneamente. Il comfort del nostro ospite è ulteriormente migliorato attraverso l'utilizzo di dispositivi di termoregolazione. La deambulazione spontanea in totale libertà, ma anche in totale sicurezza, è assicurata da un sistema di telemedicina interno, grazie al quale il paziente è continuamente monitorizzato nei suoi parametri vitali come attività cardiaca, frequenza del respiro, saturazione di ossigeno nel sangue. Questo fa sì che il paziente si senta libero e totalmente scollegato da elementi di monitoraggio, ma fa sì anche che il nostro personale possa astenersi da ripetuti controlli manuali dei parametri, dedicandosi quindi ad altre attività di nursing e facendo sì che il paziente però sia sempre sotto continuo e attento monitoraggio dei parametri vitali. A questo punto il percorso chirurgico è parzialmente terminato. Inizia quindi nelle prime ore del mattino della seconda giornata una fase sicuramente molto molto importante, quella cioè della dimissione. Durante questa procedura, perché riteniamo sia tale, il paziente viene informato di tutto il prosieguo del suo percorso, dai primi giorni sino a quello che è il follow-up al quale viene invitato ad aderire per i prossimi 2 anni. Un ausilio è dato al paziente nel fornirgli un numero attivo 24H. Fornire un'assistenza post dimissione e avere un follow up di tutti i nostri pazienti aderente riteniamo sia un passaggio importantissimo non solo per i nostri pazienti ma per i pazienti a venire. Per cui sicuramente questa attività sarà ulteriormente migliorata a partire dall'implementazione della piattaforma digitale che stiamo per varare. La tecnologia che offre il mercato, il continuo adeguamento professionale, individuale e di gruppo, ma soprattutto la perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi sono il primo passo verso la riuscita.